Avevo organizzato le notti bianche della poesia grazie all'intervento del professor Schittullo e alla collaborazione di Nicola Di Matteo. Io ho visto con piacere Nicola Abbondanza, grande organizzatore, geniale, come si dice, interprete della cultura di Bitonto, della poesia, e per questo ringrazio anche il sindaco di Bitonto, che finalmente dopo la città di Bari possiamo dire che Bitonto, secondo me, è l'ideale per definirla la capitale della poesia. E devo ringraziare Nicola Abbondanza perché stasera mi ha onorato di questo omaggio dicendomi ambasciatore della poesia a Bitonto, quindi vedi, mi ha regalato questo qua. Quindi vorrei anche ringraziare questa bellissima e colta giornalista che in realtà è la musa ideale per qualsiasi poeta.